sia la cerchia del mio intervento di Carlo Deodato, in quanto l'intervento metterà sulla riforma del CONI e l'indipendenza degli organi di giustizia. Chiedo al professor Massimo Zaccheo di raggiungerci sul palco. Grazie a tutti i colleghi, signore e signori. Vorrei ritagliare un piccolo spazio per dare conto di come le recenti riforme dello Statuto dei CONI incidano sulla giustizia sportiva, in particolare sull'indipendenza dei relativi organi, nel campo di cronometro. Muovere da una constatazione: la esistenza di una doppia chiusura che si è registrata in connivenza nel corso del tempo. La chiusura dell'ordinamento sportivo rispetto all'ordinamento statale, il quale, sebbene riconosca l'autonomia del primo utente, spesso e volentieri a limitarla, e la chiusura tutta interna all'ordinamento sportivo che tendono le singole federazioni rispetto all'organo che le controlla, che rispetto al CONI, che tende a proprio appunto a opporsi a questo atteggiamento. Un esempio del fenomeno si trae proprio dal codice della giustizia sportiva e dalla recentissima riforma che attende di entrare in vigore. Il codice della giustizia sportiva introdotto dal CONI nel 2014, al quale tutte le federazioni sono state indotte ad adeguarsi, è un sistema di norme il quale si preoccupa di disciplinare in modo uniforme i procedimenti di giustizia che si svolgono dinanzi alle singole federazioni. Come noto, le federazioni sono ordinamenti autonomi provvisti di propria organizzazione, anche con riguardo alla giustizia, che fino al 2014 disciplinava i procedimenti di giustizia in modo più disparato, con un numero di gradi di giudizio variabile, senza un'organizzazione principe dei contraddittori, soprattutto con gravi situazioni di conflitto di interessi tra i giudici e gli organi politici della federazione, cioè il Consiglio federale. Quindi, i gradi di giustizia interna alla federazione, poi la possibilità di un tribunale presso il CONI denominato MAS, Tribunale Nazionale del Federale per lo Sport, che poteva rinnovare il giudizio e svolgere una nuova valutazione nel merito. Il codice della giustizia sportiva del 2014 si è proposto di risolvere la prima parte e di questi problemi con un duplice obiettivo: quello di attuare un controllo da parte del CONI sull'attività federale e quello di offrire soddisfazione alle esigenze di autonomia delle federazioni rispetto al CONI. E proprio nella dialettica tra queste due esigenze che ha visto la giudice della giustizia sportiva. Si spiega in questo modo, ad esempio, le disposizioni sulla Procura Generale dello Sport presso il poi sul Collegio di Garanzia, disposizioni che per un terzo, con l'introduzione della figura della Procura Generale dello Sport, hanno introdotto meccanismi di controllo esterno sul funzionamento e sull'efficienza degli organi di giustizia interna della federazione. Il procuratore generale può affiancare alcuni procuratori federali che non occupano adeguatamente le proprie indagini, e per attraverso le disposizioni del codice e di giustizia sportiva hanno recuperato l'autonomia federale attraverso la discussione del sindacato nel merito da parte del giudice di ultimo grado istituito presso il CONI, vale a dire da parte del collegio di garanzia, che è esclusivamente giudice di legittimità, con la conseguenza che è assegnata maggiore stabilità alle decisioni degli organi e ente federale dei giudici interni delle federazioni. Coniugando la esigenza di autonomia delle federazioni con quella di controllo da parte dei CONI sul funzionamento dei loro organi di giustizia, il codice è riuscito a rendere omogenei i procedimenti ente federali in ottica di modernizzazione della giustizia sportiva. Che cosa succede oggi? A me pare che con le nuove istituzioni statutarie dei CONI, il principio di essere approvato, si vada verso un ulteriore che, a mio avviso, salutare il controllo esterno sull'efficienza degli organi di giustizia interno federale, e questo significa di garantirne la indipendenza. E vediamo allora cosa ci arrivano con riguardo alla indipendenza delle norme dei CONI, in particolare del principio fondamentale del principio di giustizia sportiva, prima di queste recentissime modifiche. Tra i principi fondamentali dei quali si faceva accenno prima, è incluso il principio di separazione dei poteri. Il Consiglio federale e organi di giustizia devono viaggiare per binari distinti. Vi è poi un altro principio, quello della elettività delle cariche federali. La carica di componente degli organi di giustizia è incompatibile con qualsiasi altra carica federale che sia nell'ambito della federazione. Anche i principi di giustizia sportiva garantivano e garantiscono la indipendenza attraverso una dichiarazione che ciascun componente degli organi di giustizia deve rendere in ordine all'assenza di conflitti di interesse, in ordine all'assenza di rapporti di lavoro
subordinata di collaborazione continuativa di consulenza con la federazione e l'assenza con i rapporti di congiunto parente d'ordine fino al terzo grado con il mondo degli organi federali. Dunque, prima delle recenti modifiche dello statuto che poi andrebbero di entrare in vigore, era già più di una norma dell'ordinamento sportivo che si preoccupava di soddisfare l'esigenza che la giudicata fosse condotta in modo indipendente. I recenti interventi sembrano andare in modo ancora più deciso verso questa direzione. Prendiamo in considerazione un organo che già esisteva nel 2014, quella della Commissione Federale di Garanzia. La Commissione Federale di Garanzia è un organo interno alla federazione che aveva in grado di tutelare l'indipendenza degli organi di giustizia. E questo da un lato individuando i soggetti idonei a essere come anche i giudici, poi da parte dei consigli federali, e dall'altro volendo adottare nei confronti degli organi delle sanzioni, come vediamo la rimozione dall'incarico. Oggi la Commissione Federale di Garanzia resta a posto, ma nel procedimento di individuazione dei giudici pare che assume un ruolo secondario. E infatti previsto oggi un registro unico dei giudici dello sport, sia dei giudici federali sia di quelli del Collegio di Garanzia. E a questo registro è possibile accedere soltanto all'esito di una valutazione comparativa condotta sia da una commissione di garanzia, ma dalla commissione di garanzia che è esistita presso il COI. E sono previste cause di incompatibilità ulteriori presentate fino ad oggi non solo alla stessa commissione di garanzia esistita presso il COI, è messa la possibilità di erogare quelle stesse sanzioni che potevano essere combinate dalla commissione di garanzia interna alla federazione. E l'indipendenza dei giudici così sembra senz'altro accentuata non soltanto per l'introduzione del registro unico dei giudici dello sport che limita le possibili interferenze da parte del potere politico nella individuazione dei soggetti chiamati a svolgere l'attività di giudice, ma anche con la tendenza a professionalizzare l'attività dei giudici, i quali succede attraverso una valutazione comparativa e non più attraverso una valutazione di semplice nominale. Possiamo allora dire che le recenti riforme statutarie accentuano il potere di controllo del progresso della federazione sportiva, almeno in relazione alla giustizia sportiva, e dunque contrastano la struttura delle federazioni rispetto all'organo di controllo. C'è un però. Il però è che l'altro ordinamento, quello statale, in questa mini riforma non è rimasto alla finestra, è rimasto a guardare. Così come il CONI interviene per limitare lo spazio di autonomia degli ordinamenti federali, allo stesso modo l'ordinamento statale si è preoccupato di intervenire per limitare lo spazio di autonomia del CONI. E in questo modo trovano spiegazione i continui riferimenti nel nuovo statuto CONI all'autorità di governo vigilante. Soltanto per fare un esempio, la nomina del componente del Collegio di Garanzia del relativo presidente che è proposta dalla Giunta del Consiglio Nazionale sentiva l'autorità vigilante. L'istituzione del registro unico dei giudici dello sport è proposta dalla Giunta Consiglio Nazionale, sentita l'autorità vigilante. Sarà più tempo a dirci se la soluzione offerta sia o meno efficace. Certo è che la tendenza a contrastare il fenomeno della doppia misura dell'ordinamento sportivo rispetto a quello statale e dentro l'ordinamento sportivo delle federazioni rispetto al CONI, lungi dall'avversarsi, si ripropone in forme diverse ma con il mutato di